Grazie, buonasera a tutti. Io sarò molto breve, passerò la parola subito al dottor Comba. Io l'unica, voglio dire soltanto, sono contenta di essere qui in Puglia per due motivi. Uno, vabbè, emozionale, emotivo, perché chi mi conosce sa che sono pugliese di nascita. E l'altro invece istituzionale, perché in effetti il lavoro che abbiamo fatto insieme alla Regione Puglia, all'Ares Puglia, alla ARPA Puglia, all'ASL di Taranto, non ultima, l'ASL di Taranto, in questi 2 anni è stato molto intenso e ha consentito anche di porre l'attenzione su molti aspetti che sono tuttora negletti. Perché tuttora nei procedimenti ambientali la componente salute non sempre è tenuta in adeguata considerazione e valutata per quello che dovrebbe essere. Quindi noi anzi auspichiamo che vi possa essere in tempi anche piuttosto brevi un inserimento puntuale di tipo normativo proprio di quello che può essere, possono essere i passaggi di tipo prettamente sanitario nelle autorizzazioni ambientali a salvaguardia appunto della salute dell'uomo. Passo la parola al dottor Comba che vi presenterà la sua presentazione sulle aree a rischio ambientale, ad alto rischio ambientale in Italia. Sapete che l'Istituto Superiore di Sanità ha svolto in questi anni uno studio epidemiologico molto, molto importante, lo studio Sentieri, e che ultimamente lo studio Sentieri è stato proprio inserito nella normativa nazionale ed ne è stato voluto un aggiornamento proprio anche da norme di legge e che l'Istituto dovrà effettuare nei prossimi tempi. E quindi non è più soltanto una velleità scientifica, è anche un imposto dalla norma.